Desidero rivolgere un saluto a tutti i colleghi che partecipano a questo 26esimo Congresso Nazionale del FADOE. È un momento importante per tutta la medicina, perché ovviamente è il periodo in cui i professionisti si sono adoperati per contrastare la pandemia. Di questo, come dire, impegno va dato merito a tutta la classe medica e un grazie particolare va a tutti i colleghi che giornalmente si sono impegnati e continuano a farlo nella lotta al virus, al Covid. Abbiamo bisogno di tutti, di qualsiasi oggi medico che sia abilitato per combattere, ma anche per migliorare il nostro servizio sanitario nazionale. Abbiamo bisogno di tutti i medici. L'invito è a rivedere le proprie posizioni, a rivedere le proprie convinzioni. Termino augurandomi che il governo tenga conto anche della questione medica. L'abbiamo sollevata come federazione perché riteniamo che accanto alle grandi risorse che sono state poste nel PNRR sia necessario in questo momento uno stanziamento particolare, speciale, proprio per i medici, quei medici che hanno oggi determinato la tutela della salute nel periodo Covid dei nostri cittadini. Credo che quelle risorse la professione se le sia meritate, perché possano in qualche maniera determinare un aumento sufficiente del numero di medici necessari oggi a svolgere tutte le funzioni nelle nostre aziende sanitarie, ma soprattutto anche un miglioramento anche delle retribuzioni e una valorizzazione della professione, anche sotto il profilo della governance, delle decisioni che le aziende vengono assunte, che nelle aziende vengono assunte. Abbiamo bisogno, cioè, di una professione che metta a disposizione le proprie competenze per definire gli obiettivi di salute e non più, speriamolo, gli obiettivi di bilancio. Buon lavoro. Buongiorno, prima di tutto un saluto da parte mia e dell'Istituto Superiore di Sanità che ho l'onore di presiedere. Un saluto e un ringraziamento a tutti gli organizzatori, al Presidente, al Consiglio Direttivo e a tutti i partecipanti a questo congresso importante. La FADOE ha un ruolo importante nella economia della sanità italiana, proprio perché rappresenta una disciplina centrale nell'affrontare tutti i problemi di salute. Ho visto anche dal programma del congresso affronterete molteplici dimensioni, molteplici aspetti che riguardano in qualche modo la salute di tutti noi. L'Istituto in questo periodo, come sapete, è impegnato in maniera intensa nel contribuire alla gestione di questa pandemia e questa è anche la ragione per cui mi spiace di non poter essere tra voi e mi scuso, ma ci tenevo particolarmente a mandarvi un messaggio di salute e di vicinanza. Le modalità con cui possiamo continuare a collaborare sono molteplici e questo mio intervento ha anche la finalità proprio di rafforzare questo ponte, questo legame tra l'Istituto Superiore di Sanità, che è l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi a servizio sostanzialmente della salute del nostro Paese, e le società scientifiche, in particolare la FADOI, che oggi appunto si riunisce a congresso. L'aspetto più immediato, se volete, più visibile, è il Piano Nazionale, il Sistema Nazionale delle Linee Guida, ma ci sono molteplici altre occasioni e abbiamo avuto, spesso avuto modo di collaborare nel mettere a punto documenti, raccomandazioni, anche che hanno riguardato questa pandemia. L'auspicio è che proprio in questa logica di collaborazione, di lavoro insieme, nel rispetto ovviamente delle reciproche funzioni, questo possa avvenire anche per il futuro in tutte le tematiche che riguardano la salute dei nostri cittadini e delle nostre comunità, ribadendo il fatto che appunto nel tema della sanità pubblica, il tema della medicina interna è un tema estremamente centrale perché tocca un po' in qualche modo, fa da collante per tutti i bisogni di salute
che esprimiamo come individui e come comunità. Nel rinnovarvi quindi il buon lavoro per questo congresso e nel rinnovarvi anche la disponibilità piena dell'Istituto a continuare a collaborare o a sviluppare ulteriori nuove collaborazioni, vi saluto. Buon lavoro. Buongiorno, un mio saluto al Congresso Nazionale dei Medici Internisti, un affettuoso saluto anche al Presidente Dario Manfellotto, una importante giornata per voi di lavori e di notevoli novità che arriveranno a breve. Voi sapete che siamo all'anticamera di una rivoluzione della medicina territoriale e che con i soldi del PNRR che transiteranno anche in Agenas potremo cambiare la faccia dell'assistenza sul territorio con le case, gli ospedali di comunità, con le centrali operative territoriali, con l'assistenza domiciliare integrata. Avremo anche a disposizione 1 miliardo per la telemedicina. Questo dovrebbe consentire di avere delle aree fritte sul territorio per la gestione delle cronicità e questo implica che la medicina interna nei grandi poli ospedalieri dovrà salire ancora più di livello. Intanto un grazie all'attività che ha svolto la medicina interna in questi 2 anni di pandemia, perché hanno attrezzato in maniera egregia le subintensive che hanno salvato tante e tante vite. Sappiamo bene la differenza di mortalità di una persona affetta da Covid se trattata in subintensiva o se invece si è costretta a stare in un ambiente di rianimazione. E con la nuova frontiera della medicina interna negli ospedali potremo ancora di più avere una qualità eccelsa dei medici internisti che dovranno gestire sempre di più situazioni complicate anche per l'importante invecchiamento della popolazione italiana. Per cui ancora grazie dell'importante collaborazione che avete sottoscritto con l'agenzia e vi auguro un ottimo lavoro. Buongiorno a tutti, sono molto spiacente veramente di non poter essere con voi, ma purtroppo proprio in questo periodo una serie di impegni istituzionali che non posso cambiare. Desidero però ancora una volta sottolineare il mio interesse per la vostra organizzazione, desidero fare gli auguri per che la manifestazione abbia il massimo dei successi e voglio anche ancora rilevare che l'Istituto Mario Negri è molto interessato ai programmi della medicina interna. Collaboriamo con un gran numero di molti di voi a raccogliere tutte le forme di multimorbosità e anche di multifarmacia, di polifarmacia, su cui ci sarà molto da ragionare e anche molto da ricercare. Comunque, buon lavoro a tutti e auguri. Un caro saluto a tutti voi partecipanti del 26° Congresso Nazionale della FADOI. Non posso essere presente in persona, ma voglio mandarvi questo breve saluto per sottolineare l'importanza e il valore della nostra collaborazione tra la Fondazione Italia in Salute, io, il professor Ricciardi e tutti i componenti del Comitato Scientifico, anche del vostro Presidente Dario Manfellotto, per sottolineare quanto è importante continuare a costruire una cultura della responsabilità e della sicurezza delle cure all'interno della nostra attività professionale. Il Ministro ha comunicato a breve dovrebbero essere emanati gli ultimi decreti attuativi della legge 24 del 2017 sulla parte assicurativa. Le attendiamo ormai da 4 anni e siamo fiduciosi che finalmente la piena applicazione della norma possa aiutare e tutelare
i cittadini, ma anche tutti i professionisti nello svolgere nel miglior modo possibile la loro attività professionale. Un caro saluto a tutti. È una bella occasione questa di rivolgermi al congresso FADOI e prendo in prestito anche quanto ha detto il presidente presentando il congresso, che è un momento in cui vorremmo tornare alla normalità. Forse per i medici e soprattutto per i medici internisti la normalità non è mai venuta bene, perché c'è stato anzi un aggravio di lavoro in questo quasi 2 anni di difficoltà per tutti e di tensione per la nostra sanità pubblica. Il saluto è questo. Vi ringrazio davvero di esserci. C'è più bisogno di medicina interna d'ora in poi e speriamo anche che l'Accademia colga l'allarme e l'appello per preparare il clinico per eccellenza. Ci siamo accorti con Covid quanto la medicina interna davvero è quella One Health che sta diventando di nuovo uno slogan invece di essere un programma. Il medico internista, dicevo, è il clinico per eccellenza, deduce, ricava, consiglia in base a un contesto di sintomi, alla narrazione del paziente, al contesto di vita, quindi non la specializzazione che certo dà indicazioni, ma non si prende carico interamente della persona. Il prendersi in cura adesso è diventata anche questa una delle espressioni che fa piacere che si dica, per carità, però il prendersi cura della persona nella sua globalità è certamente il medico internista. E credo che tra gli internisti, a causa della demografia del nostro paese, ci sarà bisogno anche di internisti specializzati in geriatria, che quindi mettono a disposizione una disciplina, una cultura, una modalità rispetto a bisogni nuovi che sono quelli che il nostro paese, più vecchio di tutti con il Giappone, sta dimostrando di avere bisogno. Quindi è un augurio che faccio a me stessa come cittadina italiana, come un amante, proprio una piazzista della sanità pubblica, che il vostro congresso lanci messaggi rassicuranti di continuità in un impegno che è anche a servizio della innovazione della disciplina. Grazie di questo invito e mi dispiace non poter essere con voi all'inaugurazione di questo 26esimo congresso FADOI. Un grazie particolare va a Dario Manfellotto che mi ha contattato e mi dispiace non essere riuscito a riorganizzare la mia agenda. Sono pochi giorni che ho assunto la direzione generale della ricerca, ma in passato ho seguito FADOI che rappresenta uno strumento importante per promuovere la ricerca clinica. Abbiamo bisogno di ricerca clinica unificante, non di ricerca clinica divisiva, di una ricerca clinica che porti la conoscenza e la competenza dei clinici italiani in diversi settori, che sia quanto più possibile indipendente e che sia per quanto possibile rispettosa delle competenze dei diversi professionisti che lavorano nell'ambito della medicina interna. La pandemia che ci ha colpito in questi anni ha cambiato radicalmente il modo di fare sanità, ha fatto sì che ci siano patologie che siano rimaste indietro, che ci sono patologie che non hanno avuto quell'attenzione necessaria, ma va dato atto a tutti i medici italiani di una grande abnegazione, soprattutto agli internisti, per aver saputo inquadrare una malattia causata sì da un virus, ma che ha implicazioni in tutti gli organi. Ci troviamo di fronte a una patologia complessa che ancora una volta ci dice che la medicina interna è l'unico modo per approcciare in maniera globale i problemi di salute delle persone. Il congresso FADOI rappresenta un momento unificante delle diverse anime della medicina interna. Rappresenta il momento per avviare modelli di discussione
per costruire percorsi che possano portare a un'interazione diretta con quella che è la ricerca clinica e soprattutto possano aprire frontiere nuove per quanto riguarda il rapporto tra la ricerca preclinica e la ricerca clinica. Tanti auguri per il vostro congresso e spero in una prossima occasione di poter partecipare in presenza. Ancora grazie e complimenti. Il Congresso Nazionale della Società Scientifica di Medicina Interna FADOI è un appuntamento molto importante. Fiaso è lieta di intervenire a questo evento che, come di consueto, ci consente di affrontare dei temi trasversali alla sanità italiana e che oggi assumono un significato ancora più importante alla luce di quello che è accaduto negli ultimi 18 mesi. Lo stress che il servizio ha subito dovuto alla pandemia da Covid-19 ci ha obbligato a ripensare il nostro modello assistenziale. Ancora una volta la figura del medico di medicina interna si è dimostrata fondamentale per assicurare a ciascuno un'assistenza di qualità e per offrire a tutti noi la possibilità di avere una risposta a problemi che hanno la necessità di un approccio integrato. Il PNRR oggi ci offre una possibilità in più, dobbiamo ripensare il nostro Servizio Sanitario Nazionale, la sfida è riorganizzare e digitalizzare. Il medico di medicina interna, integrato a quella che è l'organizzazione delle cure territoriali, costituirà un pilastro di questa sfida e ci consentirà di assicurare alle nuove generazioni, ai nostri figli, quello che noi abbiamo avuto negli ultimi 40 anni, un servizio sanitario nazionale universale che costituisce un valore per tutti noi e che abbiamo l'obbligo di consegnare alle future generazioni. Care colleghe e cari colleghi, con grande piacere ho accettato l'invito del Presidente Manfellotto e portare così il saluto della SIMI in occasione del 26° congresso nazionale della FADOI Animo. Un saluto sincero e convinto a nome mio personale e ovviamente del direttivo nazionale della SIMI. Le nostre società insieme parlano alla totalità degli internisti italiani e insieme proprio con gli internisti. Noi tutti stiamo vivendo un anno che è ancora complicato, ma ritengo che sia ancora più importante dare dei segnali ed è un segnale anche quello di volersi ritrovare in un contesto congressuale uno scambio di informazioni ma soprattutto per un aggiornamento scientifico e anche culturale. È un segnale importante anche questo, specie in questo momento. Il momento è complicato, lo sappiamo tutti, ma dobbiamo essere comunque positivi e guardare con ottimismo al futuro. È innegabile che per noi internisti sia stato un periodo davvero duro, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto con lo sforzo che abbiamo profuso ormai ininterrottamente da 20 mesi abbiamo fatto, da quanto abbiamo messo in campo, la dedizione, l'abnegazione nell'affrontare questa grave emergenza sono stati davvero straordinari e questo ha permesso e sta permettendo, io credo, di evitare il collasso del sistema sanitario nazionale. Le nostre società hanno delle storie diverse, è vero, però le nostre radici sono comuni. I tempi sono cambiati, ma anche noi ci siamo adeguati, una nostra caratteristica, la duttilità, no? Ci siamo adattati a questi mutamenti, abbiamo affrontato le crisi come solo noi sappiamo fare. Sono molto felice che negli anni della mia presidenza siano stati rinsaldati i legami con la FADOI e anzi abbiano avuto, penso, un ulteriore positivo impulso e stimolo. Numerose sono le iniziative che stiamo portando avanti insieme su tanti tavoli, sia nazionali che regionali, e questo chiaramente ci deve rendere tutti molto orgogliosi. Stiamo parlando e ragionando di temi importanti per la nostra vita quotidiana, per la nostra pratica clinica. Molto stiamo facendo, è vero, ma molto resta
da fare, credo che se uniamo le nostre voci, le nostre forze, riusciremo davvero a raggiungere degli obiettivi importanti. Quindi auguro a tutti buon congresso e sono certo sarà un grande successo. Buongiorno a tutti, per me è un grande onore essere qui oggi alla cerimonia inaugurale del convegno di FADOI. Grazie per l'invito, ma grazie soprattutto per l'impegno profuso a ridisegnare i modelli di presa in carico del paziente che FADOI ha sempre fatto in questi anni. Oggi credo che un'efficiente cooperazione trasversale non possa prescindere dalla telemedicina e non possa prescindere da tutte quelle nuove tecnologie digitali che sono volte a raccogliere ed analizzare i dati sanitari, affinché sia fatto però in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, con strumenti che siano uniformi e che siano in grado di comunicare tra loro. Quindi è di vitale importanza, proprio in quest'ottica, ancora di più il valore della medicina interna. E questi obiettivi sono sempre stati perseguiti e saranno perseguiti, ne siamo certi, attraverso le numerose attività che FADOI mette in atto. E queste attività sono da noi sempre state apprezzate proprio per l'impegno che hanno voluto e che ci hanno messo nel migliorare la qualità assistenziale. Da anni Farmindustria è al fianco di FADOI attraverso le attività congressuali, ma anche attraverso le consultazioni preliminari quando si debbano realizzare documenti importanti per identificare quelle soluzioni che poi possono essere portate di volta in volta ai vari stakeholder e alle varie istituzioni. Ancora oggi siamo impegnati, soprattutto per quanto riguarda la ricerca clinica, siamo impegnati nel riconoscere insieme alcune nuove figure professionali, soprattutto in ambito di ricerca, e stiamo affrontando insieme un tema che è di molta attualità, che sono gli studi clinici decentralizzati. È un tema, come dicevo, di attualità non solo presente, ma soprattutto futura, per quello che sarà in grado di fare per la ricerca e soprattutto per portare lo studio clinico direttamente al paziente. Quindi grazie ancora una volta per aver coinvolto Farmindustria nella vostra cerimonia inaugurale e soprattutto per i temi che abbiamo visto in agenda. Sono temi che come sempre fanno vedere che questo congresso ha una visione che l'industria non può non supportare. Quindi buon lavoro e buon congresso a tutti. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e auguri per questo importante convegno che avete organizzato. Ringrazio in particolare il professor Manfellotto che mi ha cortesemente invitato e partecipo molto volentieri perché questa vostra riunione insegna sempre qualcosa a tutti e a me. Nello spirito di FADOI, che apprezzo molto non solo per i contenuti culturali e per la difesa della professione della medicina interna come dovrebbe essere, ma anche ha dei risvolti pratici molto interessanti, e vorrei dire quello che penso io in merito a come dovrebbe essere ripensata la sanità. Cioè, la prima cosa è che noi abbiamo assistito per 10 anni e più a una politica di austerity che ha sacrificato principalmente la sanità, non solo in Italia, ma anche in Italia, con tagli lineari, che hanno svuotato molte strutture, compresi non solo i ministeri e quant'altro, ma anche la medicina del territorio, la medicina pratica. E questo abbiamo quindi pagato un caro prezzo a questa filosofia economicistica che, a mio avviso, speriamo di non vedere più, perché è stata deleteria. Carissimi congressisti, sono Franco Vimercati, il presidente della FISM, ovvero della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. E innanzitutto vi porto i saluti delle 195 società affiliate, tra cui ovviamente c'è FADOI. L'importanza della medicina interna è un tema che io sto portando avanti da tempo, in quanto la medicina interna, e FADOI ne è testimonianza, è sicuramente l'unico sistema
per fare in modo che il paziente chiuda il suo ciclo con una definizione corretta delle terapie necessarie. Quindi la medicina interna deve avere un ruolo importante nel sistema sanitario nazionale. Devo dire che la collaborazione FISM-FADOI è una collaborazione che dura nel tempo. Il vicepresidente FISM è un esponente di FADOI, è stato un vostro presidente, il dottor Mazzone, e con lui stiamo collaborando in modo molto molto efficace anche in un tema che a noi sta molto a cuore, che è la certificazione delle competenze, cosa che noi abbiamo portato avanti assieme in una sperimentazione che abbiamo fatto in un vostro congresso. Vi porto i saluti quindi di tutti e vi auguro buon congresso.